Abbiamo l'obbligo di costruire un futuro per i nostri figli, per gli anziani, per tutti i lavoratori e le lavoratrici. Lo sciopero nazionale di CGIL e UIL ha fatto tappa in Calabria con manifestazioni a Catanzaro, Cosenza e Crotone. Ampia, secondo i sindacati, la partecipazione per una protesta contro il governo e la sua manovra finanziaria che tocca in modo particolare il Mezzogiorno, ancora una volta messo da parte ed escluso da politiche di sviluppo e di crescita, affermano i sindacati. In piazza Prefettura a Catanzaro il segretario generale della CGIL Angelo Sposato e il segretario della UIL Santo Biondo hanno affermato al microfono di RTC che la Calabria c'è e scende in piazza per dare voce a chi non ha voce, per esprimere un sud che si sente abbandonato, che è scomparso dall'agenda politica, che non ce la fa più ad arrivare a fine mese. Ascoltiamo Sposato e Biondo. La voce dei deboli la deve dare il sindacato e bisogna lottare perché si cambiano le politiche. Il governo non è stato capace di andare a prendere le risorse dove ci sono per redistribuirle a pensioni e salari. Doveva fare una grande opera di evasione contro l'evasione fiscale, doveva fare tassare gli extra profitti al sistema energetico, alla finanza. Non è riuscito a fare questo, alle case farmaceutiche, e continua a tassare la povera gente, continua a prendersela con i poveri, continua a non fare nulla per il caro vita. I prezzi dei carburanti, il prezzo della spesa sono aumentati e non si fa nulla per salari e pensioni. Sì, sono tante le emergenze e oggi siamo in piazza, nelle piazze del Mezzogiorno, anche in Calabria, perché non è solo sulla legge di bilancio che diciamo a questo governo non basta, chiacchiere, slogan da campagna elettorale, facciamo le istituzioni di questo paese, costruiamo un paese, questo che noi vogliamo chiedere al governo nazionale, un paese dove non si muore sul lavoro ed è vergognoso che un ministro della Repubblica, anche rispetto a un fatto luttuoso che ha visto morire dei lavoratori e ricadere questa disgrazia sulle famiglie di queste persone, permette ancora di indicare la precettazione come lo strumento per fermare una protesta giusta su una parte infrastrutturale che sta veramente crollando. Queste diseguaglianze sarebbe il ponte sullo stretto. Dovete darci prima dignità ai territori, ci dovete far arrivare al ponte in sicurezza, senza rischiare la vita! Il salto di qualità sui beni confiscati da parte della nostra agenzia, anche da parte della Regione Calabria, è stato importantissimo. Lo ha detto il direttore dell'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Confiscati alla Criminalità Organizzata, prefetto Bruno Corda, intervenendo alla conferenza nazionale organizzata dalla Regione Calabria. Un protocollo come quello che è stato sottoscritto e che stiamo iniziando a far funzionare nelle diverse modalità, comprese le demolizioni dei beni che sono stati costruiti indebitamente. Voi capite che stiamo parlando di beni costruiti da soggetti appartenenti alla 'ndrangheta, e altrettanto vale per quanto riguarda le bonifiche dei siti, ne abbiamo tanti che possono essere riutilizzati. Quindi, come vedete, il mettere assieme le forze di tutti gli enti statali, regionali, gli enti locali e tutti quanti assieme, naturalmente i soggetti del terzo settore, fa fare un salto di qualità naturale alle attività che devono essere fatte. Nell'ultimo anno c'è stato un aumento del 142% nell'assegnazione dei beni confiscati, ha detto il sottosegretario all'interno Vandaferro. Penso anche a una realtà straordinaria che oggi amministra 150 beni confiscati alla mafia, che rinasce. Penso a grandi e importanti strutture, per esempio in Toscana, però voglio ricordare anche le tante strutture calabresi, siciliani, campane, che devo dire hanno un record di immobili, ma nello stesso tempo a quegli immobili di grande pregio che dobbiamo salvaguardare e ridare, e soprattutto dove si può creare la vera economia. In occasione dell'odierna riunione della conferenza dei capigruppo chiederemo l'inserimento all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio regionale l'informativa dell'assessore ai trasporti Emma Staine sulla situazione dei trasporti calabresi. Ad annunciarlo è il capogruppo del PD a Palazzo Campanella, Mimmo Bevacqua, che, scritto in una nota, vuole accendere i riflettori sulla sicurezza e l'efficienza della rete dei trasporti calabresi dopo il tragico incidente avvenuto a Corigliano Rossano
Il grave episodio avvenuto sulla tratta ferroviaria di Corigliano Rossano, spiega Bevacqua, ripropone con urgenza il tema della sicurezza della rete ferroviaria calabrese, che continua a versare in condizioni non adeguate nonostante l'ingente mole di finanziamenti che sono arrivati negli ultimi anni per il suo ammodernamento. È urgente dunque che l'assessore regionale ai trasporti venga in consiglio per riferire sullo stato dell'arte e per illustrare il cronoprogramma dei prossimi interventi. L'ANAS ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il bando di gara per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi al lotto Gagliato Soverato della Trasversale delle Serre. Il completamento della nuova infrastruttura fa parte dell'elenco delle opere oggetto di commissariamento da parte del Governo, ne dà notizia un comunicato dell'Azienda delle Strade Statali. L'intera opera, si aggiunge nella nota, prevede un costo complessivo pari a 521 milioni di euro già finanziati interamente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La Trasversale delle Serre, ha detto l'amministratore delegato dell'ANAS Aldo Isi, è una nuova opera fondamentale per il territorio e un importante itinerario di collegamento tra i versanti ionico e tirrenico. L'arteria attraverserà la parte centrale della Calabria con una notevole riduzione dei tempi di percorrenza e l'incremento degli standard di sicurezza stradale.